E allora, Hakuna Matata, ben ritrovati dal vostro ricevimento Tatrave. Siamo tornati qua in un nuovo video di Clash Royale. Oggi è lunedì e se tutto va bene, questa sera siamo in live su questo canale alle ore 20:30 a fare un po' di ladder insieme e poi ci facciamo un bel torneino. Oggi, dato che è il Clash Royale Day, qua da noi Ciccio Gamer 89, insomma i paguri, trovate un altro video sul secondo canale, però vi consiglio di guardare prima l'altro video perché l'ho registrato qualche giorno fa, due giorni fa. Quindi mettete pausa qua, mettete like, attivate la campanella, andate sul secondo canale, vi iscrivete, lasciate like, campanella, fate in giro su voi stessi, fate così e vi vedete il secondo video sul canale Ciccio Gamer 2 che vi consiglio di iscrivervi perché ci stanno un sacco di video. Allora, vi voglio un sacco di bene, andiamo a vedere qualche commentino vostro. Ed eccolo qua, Michele Cioffi, riassunto del video, anche questo opponent counter, bro. Uno, la prendi troppo sul serio, due, fate due risate, tre, lo sapete perché lo dico. Quindi, raga, meno pippette, fidatevi, meno pippette. E Hellcry69, poi Ciccio, hai visto che la Supercell sta regalando 1.750.000 euro su Clash Royale tramite la sfida di scacchi sul sito? Anche Clash of Clans. Me l'avete detto in tantissimi, ma come potete immaginare non è una roba che mi serve tantissimo, dato che io già ho 4.421 di oro e ogni giorno continuo a shoppare le carte qui per prendere i jolly, quindi a me non interessa, però con il tuo commento almeno l'abbiamo detto e la gente si può organizzare per prendersi l'oro che so perfettamente che a voi vi può aiutare tantissimo. Raga, invece a me mi può aiutare tantissimo che se shoppate codice creatore CiccioGamer89 mi aiuterebbe tantissimo. Mi aiuta tanto anche se lasciate like. Quindi grazie infinite. Allora sapete che noi stiamo vicinissimi. Cioè in realtà raga, Lega 8, campione grandioso. Ci manca questa, le ultime due botte. E siamo arrivati, tra l'altro Grax sta qua sopra, bravo Graxone. Quindi noi sempre con la nostra calma utilizziamo questo deck che ci stiamo trovando bene. Come vi ho detto, appena potrò, cambierò deck, nel senso che riusciamo a battere, cioè a salire oggi. Dato che c'è il gradino d'oro, posso pure pensare di cambiare deck, perché io vi consiglio sempre di guardare il secondo canale, perché là vedete delle cose che ovviamente sul primo non vedete. Io vedo sto consiglio d'amico, lo sapete. De solito, ultimamente, giro un sacco di torri bombardiere, di cose strane, magie apocalittiche, dove trovarle? No, Mirko, però... tutto voluto. Tutto! Tutto completamente... questo, regà... diciamo che qua il like ci va, eh. Diciamo che qua il like ci va, eh. I pipistrellini che si mangiano il Gran Cavaliere se lo stanno per mangiare vivo, ragazzi. Se lo stanno per mangiare vivo e direi che questa partita qua ce la siamo portata a casa. Mi raccomando un bel like, ragazzi, grazie mille a tutti quanti per il supporto. Vi voglio un bene dell'anima, veramente tanto. Vi ricordo che il tipo il 23 e 24 c'è la Paguri Cup, che ovviamente faremo live streaming, trasmetteremo, insomma. Mi romperanno il culo tantissimo perché io su quella modalità proprio non sono capace di giocare, lo sapete perfettamente. Non è che vedevo di niente, no? Cioè, lo sapete. Lo dovreste sapere. Io sto aspettando i suoi pipistrelli che non arriveranno mai, quindi vado a fare così. A me che me ne fotta, a me. Vai, vai, cura tutto. Cura tutto, ragazzi, guardate che è la strega notturna. Raga, io non sto scherzando, non c'era bisogno delle frecce. Io ve lo voglio dire, esatto, perché sono stato un po' stupidino, per fortuna. Ve la dedico. Raga, mi raccomando, vi aspetto stasera in live alle 20:30, se tutto va bene. Quindi io vi consiglio sempre di seguirmi anche su Instagram, che se qualsiasi cosa io vi avverto anche là. Oggi ho dei capelli un po' particolari. Oh, gradino d'oro. Gradino d'oro per noi. Il problema è che io non vorrei cambiare questo algoritmo così carino. Vediamo se riusciamo a portarcela a casa un'altra, che sarebbe comunque divertente, perché ho due o tre deck che ultimamente mi piace giocare. Tra l'altro uno proprio inaspettato completamente è quello con l'ariete, no? Con la domatrice d'arieti, no. Gustoso. Ovviamente io il drago elettrico non ce l'ho. Potrei essere inciampato, potrei essere inciampato in un... vediamo un po' se riesco.
Ulle. Va bene, va bene. Facciamo così, che secondo me ha un senso veramente ancestrale quello che stiamo facendo, perché belli pipistrellini che vanno a rompere i coglioni. Ci può sta. Sì. Se non difendo urca, se non difendo qui un cavolo, che secondo me, raga, secondo me due hit ce le prendiamo. No, una, perfetto. Regà, oddio il diavolo, 666. Ah! Così. Era un po' di divertimento. Allora, dovremmo tirare tre fireball su quella torre lì, se lui non ci fa più passare. Però non credo che abbia un deck che possa darci grandissimi problemi. Vediamo un attimo, cerchiamo di vederlo insieme, no? Perché lui sì, ha... No, quella non è un... Quello non è un grandissimo problema. Possiamo fare anche così per velocizzare un pochino il tutto, che secondo me... Che secondo me ci sta. Nessuno ha dato una hit, non so se ve ne siete resi conto, però è stato molto bello. Secondo me questo si può fare. Secondo me. Non capisco perché le sue truppe sono così fottutamente dure. Io ho ancora... Mamma mia, ragazzi, è un po' difficilina questa partita. Sì, è un po' difficilina. Oh, Mirko, dobbiamo stare attenti, perché qua ce lo buttano. Oh, Mirko, e belle quelle frecce, molto divertenti. Oh, Mirko. Bene, mi sa che lui sta per tirare i 29.000 moschettieri sotto i mari. Yes, non sta più giocando. A noi va benissimo. Gran Cavaliere comunque è una carta OP, e questo è risaputo. Veramente molto molto forte. Gli faremo anche la seconda torre, così da bullizzarlo per bene. Mamma mia, i barbari evoluti sono una roba incredibile. Quindi seconda partita vinta, non me ne privo assolutamente. Assolutamente, assolutamente. Quindi fino a mo' in realtà... Oddio, perché qui non è stato capace lui di giocare, perché in realtà vi dico, lui mi poteva fare dei danni incredibili, anche l'altro. Quindi non mi posso definire il loro counter, a meno a mio avviso. Poi ripeto, raga, io ho le pippette su Clash Royale, non me le faccio, quindi non è che sto qua a vedere... A sapere tutte cose, non è il mio lavoro. Però non mi sembrava di essere così prepotente. Sicuramente qui la furia dobbiamo tirarla per forza. Quello laggiù è un problema. Quello laggiù è un problema. Sponranno tre maiali. E è un problema. Quello è meno un problema. Facciamo così, che secondo me ha molto senso, eh. Io ve lo dico, davvero. No joke, molto senso. L'opponente qui ne ha. L'opponente qui contro di me ne ha veramente tante. Il cannone maledetto a rompermi le scatole. Tanti danni comunque. Riesco a tirarlo lì? No. Però non è un problema, perché... Ecco fatto, è diventato un problema. Lo sapevo io. Ok, loro sono divertenti, eh. Le frecce ovviamente le ha tirate per i pipistrellini, perché non pensava che io tirassi. Ma guarda, ti devo dire, ti devo dire che ce l'avevi anche contro di me. Attualmente hai preso il biscotto reale. Mamma mia, quanto sono belli e quanto sono forti. Barbari evoluti mi stanno completamente carriando le partite, raga. Cioè, le golem ovviamente soffre, tutto quello che vi pare. Io qui posso fare un bel attacco, eh. Facciamo di questo, che dite? A me piace. Vediamo un po' se sono stato bravino o troppo frettoloso. Secondo me è un po' troppo frettoloso. Ho questo presentimento. Ok, questo
Ci piace. Questo ci piace, ci piace, ci piace. Questa non lo so. E questa non lo so. Siamo riusciti a difendere, sì, ma per il rotto della cuffia. Io ve l'ho detto che lui ce n'ha, eh. C'è quel cannone. Mi sa che qui la torre non la reggo, raga. No, la torre non la reggo, ragazzi. Posso fare un po' di pulizia, ma lui, l'ho detto, lui ce n'ha tante. Riesco a farlo sopravvivere? Dobbiamo essere molto bravi a sfruttare qualsiasi cosa, raga. Barbari, perfetto, sono scesi al momento giusto. E niente, abbiamo giocato molto bene. Abbiamo giocato molto bene perché lui ha utilizzato tantissimo Elisir per poter fare quell'attacco là e buttarmi giù la torre. Io effettivamente parlando non avevo nulla, ma proprio per gestire quei tipi di attacco, quindi non potevo fare niente. La cosa buona è che mi è rimasto il drago elettrico. Lui ha tirato male la madre, la strega madre. Io ho nientato la strega madre. Abbiamo fatto il restante, tutto come dovevamo fare, tutto da programma. Tra l'altro, da notare come ho superato quel gradino lì dell'altro giorno e le partite sono tendenzialmente cambiate. Attualmente possono diventare molto picchianti da un momento all'altro, eh. E io oppure questo c'ha... c'ha Rocket, c'ha sta robetta qua. Voi dite, ma perché giochi così? Raga, lo sapete che io gioco così, non mi fate sempre le stesse domande. Però la mia furia è servita tantissimo, ragazzi. Allora, no, devo... io spero che il drago elettrico riesca a fare il suo. Esatto, vedi, queste sono giocate molto buone. Queste sono giocate molto buone che delle volte uno può dar per scontato. E in realtà no, perché se io tiravo le frecce, il drago elettrico... mamma, questa era super counter. Regà, ho fatto proprio una bella giocata. Io non ve le riesco a spiegare nel momento in cui le voglio fare, ma vi spiego. Se io tiravo le frecce, ok, io non avevo più una ripartenza, quindi dovevo rischiare che il drago elettrico mi facesse fuori la princess. Fatto quello, è stato un po' tutto in discesa. Ottima la furia che mi ha fatto allontanare il drago elettrico da una parte e curatrice dall'altra, e siamo riusciti a gestire. Per esempio quello lì era palesemente un counter. Io non mi voglio far hittare. Posso dirvi la verità? Io non mi voglio far hittare. Magari sbaglio, non me ne frega niente, perché tanto... ok, la vedo grigia, la vedo grigia, la vedo grigia. Moschettiere, aio, ragazzi. Quindi qua purtroppo... allora, non posso tirare niente, raga. Lo so, sembra bruttissima, me ne rendo conto. Io me ne rendo conto, ma non posso. Non sto scherzando. Non sto scherzando. Allora, lui ha una potenza contro di me incredibile. Ho dovuto fare per forza così, perché se no il mio drago elettrico sarebbe comunque morto. E abbiamo solamente questa possibilità di fare veramente un attacco molto, molto forte. Perché lui Elisir in questo momento non è che ce ne ha tanto, no? Quindi in realtà... però doveva morire moschettiere, raga. Ne ha troppe, roba. Quel pipistrellino. L'opponente ce ne ha veramente troppe. Mo' abbiamo i barbari scelti che un pochino cambiano la... no, mi devo far hittare, raga. Cioè, senza problemi. Senza problemi mi devo far hittare comunque. Sicuramente sono buonissime. Perché se già noi gli tirassimo giù la torre a questo qua... oh, allora, mo se lui non si difende, comunque la torre gli si spappola sotto le mani. Dobbiamo fare attenzione, raga. Tantissimo, tantissimo, tantissimo. Sarà complicatissimo vincerla. Veramente complicato, raga. Veramente tanto. Perché tanto lui attaccherà a sinistra. È talmente tanto scontata. Diciamo così. Ok.
Ok, guardate l'attore centrale. Quello è fondamentale. Perfetto. Torre centrale. Let's go. Let's go. Questo era un altro scalino che ci aveva messo il gioco. Palese. Un altro scalino. Bene. La sto veramente giocando bene. Se posso dire la mia, veramente stiamo giocando bene. Difficilmente gioco così bene. Non so, forse sarò concentrato. Sarà quello che vi pare, ma mi piace attualmente. Attualmente, ovviamente, Poi può succedere tutto. Di solito quando c'hanno miner c'hanno anche torre bombardiera. Ok, lei ci può stare in un universo parallelo. Facciamo così, va. Che tanto li dobbiamo ciclare, no? Sì, magari, magari attaccano. Questa a noi ci piace. Questa a noi ci piace tantissimo. Penso che arriverà una... Peccato che ne è rimasto solo uno, ragazzi, che sta gestendo con la curatrice. Purtroppo. No, due coraggiosi condottieri. Vengono da lontano, da una galattica civiltà, una macchina lamp, Cristo Dio. Ma ha dato una buona roba su cui lavorare. Forse troppo questa, ve lo dico. Lui ha pirotecnica e ha pipistrellini. Quindi queste giocate può fare. Che secondo me, facendo questo, lui ha i pipistrellini. Ah, c'ha pure quello, però non è un problema perché... perché i pipistrellini gestiscono. Mamma mia, oggi mi ricordo anche veramente bene anche il giro delle carte dell'avversario. Sto con la mente aperta, ragazzi. Oggi... una cosa pazzesca. Lo so, sembra strana sta giocata, io me ne rendo conto. Però devo per forza di cose gestirmela un po' strano. Lo so, lui ha gran cavaliere. Lasciamo fare questo attacco qua. Anche perché che potevo fare? Poco potevo fare. Visto, questa è sbagliatissima da parte dell'opponente. Anche i pipistrellini sono sbagliati, io ve lo dico. A noi ce ne frega niente, ma comunque sappiate che le giocate dell'opponente sono sbagliate. È normale che mi vada a destra? È normale, normale. Non posso tirare loro. Oh. Quindi facciamo sicuramente così. Sicuramente così. Ok. Facciamo così. Facciamo così. Miner, diciamo che ci può stare. Abbiamo dei pipistrellini che comunque ci danno una mano. Non è semplice come partita, eh. Non è semplice come partita. Vediamo che riusciamo a fare. Ok. Questa è una bella roba. Qualora però io... ok. Riesco di nuovo? Ok. Vedi, queste sono le giocate che poi ti portano a vincere. Non c'è niente da fa. Pure qui ho rischiato di nuovo, no? Ho detto, vediamo se la pirotecnica mi rimuove. Mi rimuore grazie al drago elettrico. Ed è successo. Questa cosa ci va molto, molto, molto bene. Quindi record, ovviamente, stagionale. Stiamo facendo un buon flusso, ragazzi. Stiamo facendo un buon flusso. Mi raccomando, un bel pollicione in su. Vi voglio ricordare che in descrizione trovate il mio referral link per le gallette, per gli Alex Secret, per le bevande energizzanti di Alex Tior. Insomma, col codice CicciocamerO89 ci guadagnate sempre gallette in più. E stasera vi aspetto live. Raga, ogni tanto vi metto le pubblicità, anche se io in realtà ho un'ideuzza in testa da qualche giorno per renderle... Questa è difficile. Questa è difficile. Massimo Lavico, veramente complicato, raga. Sì, abbiamo fatto qualche danno, ma... bisogna vedere... Ok, ok, raga, non ho fatto un tempo a dirlo. Raga, abbiamo praticamente vinto la partita. Non ho fatto un tempo a dirlo. Benissimo. Voi dite perché abbiamo vinto la partita? Perché lui ha tirato male i draghi d'ossa. Ha fatto un botto di cose male. Cioè... io non voglio intervenire là davanti. Assolutamente. Cioè, poi abbiamo vinto. Calmi un attimo, però... facciamo così. Timing perfetto. Timing perfetto. Quello che dovevamo fare, ragazzi, l'abbiamo fatto. Quelle due hit, no.
ipoteticamente, regà, lui ha un valore contro di me veramente gigante. Veramente gigante. Abbiamo vinto, no, perché hai barbari, mi ero dimenticato. Quello è un problema. Però abbiamo un valore veramente, veramente apocalittico. Secondo me lui dovrebbe attaccare a destra. Invece mi ha dato modo a me di rientrare le nai. Mi vuole contestare. Lui la fireball mi sembra che l'ha appena tirata. Quindi in realtà loro dovrebbero essere abbastanza forti. Anche se lui ha di nuovo tutto quanto ciclato. Esatto. Quindi se noi facciamo così e il restante me lo tengo per la difesa. Esatto, perché io sapevo che lui faceva così. Però il mio intento in questo momento non è di fare niente. Cioè io voglio tirare giù la sua roba. Ok, facciamo così. Se tante volte riuscissi a... E dai! Ottimo, 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 ottimo. Facciamo così. Ottimo. Mo sarà difficile. Adesso sarà difficile. Adesso sarà molto difficile. Non lo so. Ottimo. Però è greve, raga. È molto greve. Lui ce n'ha troppe. Qui secondo me è chi attacca prima la torre, io ve lo dico. Vediamo se... Esatto. Esatto, piccoli miei. Esatto, let's go. Me li sto mangiando. Me li sto mangiando. Ah, con questo ciuffo un po' ribelle oggi. Io, raga, finché vinciamo procederei, cioè stiamo facendo dei risultati incredibili. Poi so che comunque i video lunghi vi piacciono, io ve lo dico ogni video, mi raccomando, un bel mi piace. Ha senso attaccare? Sì, però attacchiamo dall'altra parte. Potrebbe avere il battle ram, perché queste cose, diciamo che si vedono parzialmente. Esatto, su queste. Io farei così. Che mi sembra una buona tematica. Secondo me ci può stare, sapete? Dove ti vai a difendere tu? Quello è. Ha senso, sì che ha senso. Mi sembra che ha tantissimo senso. Però lui mi fa fuori. Devo fare così, raga. Se no lui mi fa fuori torre. Ah, qui è difficile. Potevo regalare la torre e probabilmente sarebbe stata la cosa migliore, perché adesso... Ok. Sicuramente è un po' particolare. Non capisco l'attacco lì, che ovviamente non riuscirò a fermare per determinati motivi. Allora, la veleno mi fa male. Lo stregone elettrico, comunque guardate quanto fa danno sotto la torre. Mi piace tantissimo a me come carta. Non mi preoccupo. Allora, lui in realtà, attenzione, non mi preoccupo del pekka. Lui la veleno l'ha già tirata. Quindi ipoteticamente, se io incomincio a fare un attacco prepotente a sinistra, posso utilizzare i barbari evoluti. Sentite. Non voglio completamente. Ok, vedete, lui ce n'ha comunque tante. E questo è giusto da dire, no? Ok. Difficilissima. Sta partita è difficile. Quello è il problema più grande. È quello. Il problema più grande non è il re... quello che potete pensare voi. Lui ce n'ha troppe contro di me, raga. Ce n'ha troppe, raga. Ce n'ha troppe. Troppe. Come la gestisco qui? Io qui, raga, non la posso gestire. Mannaggia la miseriaccia. Forse sì. Forse, ma... La veleno quanto danno mi fa. Adesso c'è da capire se riusciamo... Ok, arriva un fantasma comunque spappolato, eh. Lì dovrei fare caputta, cioè. Esatto.
palla al centro, raga. Una bellissima partita, ma ci sarebbe capire adesso dove lui va. Ma io non mi fido di quella roba lì. Infatti, vedi, io non mi dovevo fidare da subito. Esatto. Ma se io... Ok, cominciassi a fare così. Voi che dite? Vediamo se con un miracolo. Facciamo così. Mamma mia, bravo Mirke. Mamma mia, bravo Mirke. Non c'è niente. Mamma mia, mamma mia. Bello, 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 bello. Buonissima anche questa. Pensavo di perderla, non sto scherzando. Pensavo di perderla. E invece è andata bene. E invece è andata bene. Sapete che io dico, oh, non gliela faccio lui a counter, perché è una cosa mia mentale. Più che ripeterlo ogni video, non so più che fare. Ma ripeto, la gente, raga, se devi fare le pippette sui giochi, guarda competitive, devi essere perfetto in tutto, perché loro giocano solo esclusivamente a un gioco. Secondo me pirotecnica molto fastidiosa, un'ottima carta, non nelle mie mani, ma un'ottima carta. Io qui non voglio farlo attaccare, raga. E secondo me ha pure senso un attacchino, secondo me. Ci sta tutto, eh. Però... Drago elettrico, che fine hai fatto, piccolo mio? Questo per forza, raga. Però a parte gli scherzi, io questa credo di non raccontarla. Questa non credo di raccontarla. Posso essere molto forte quanto vi pare. La racconto nel momento in cui togliamo la torre bombardiera. Ok? Una volta che togliamo quella, allora forse si può raccontare. Lui sta ciclando, ma secondo me non sta ciclando bene. Non devo tirare. Facciamo così. Cerchiamo di cavarcela con quello che abbiamo. Cioè praticamente niente. Ok, io li aspettavo. Dico la verità, li aspettavo. Però vedete, posso giocare bene quanto volete, posso giocare bello raffinato, posso fare quello che... Però lui veramente, raga, contro di me questo deck ne ha tante. Devo riuscire a bugarlo, ma secondo me no. Vedete, pure questa è sbagliata. I pistolini non sono così forti, ragazzi. Non ci prendiamo in giro, dai. Io spero che lui sbagli. Ha sbagliato, morriti. Fate come vi pare, però l'opponent ha sbagliato. Ci sta tutto, eh. Ci sta tutto. Devo resistere, ma non posso utilizzare determinate cose. Ok. Bravo Mirchetto, bravo, bravo, bravo davvero. Bravo davvero. Bravi, cioè... Ma che vi devo dire? Mi dico bravo da solo perché penso voi che mi dite, cazzo, questo sta a giocare proprio bene oggi. E mi esorto a spingere, a continuare, perché non so che win streak abbiamo. Io ho quasi paura di andare a vedere. Uno. Ma no, no. Uno, due, tre, quattro. Ehi, però va scatti. Uno, due, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 11, 12, 11, 11, no, 10, no, 9, no, 9, siamo in win streak di 9, raga, ho fatto un conto un po' particolare, 9, win streak di 9, ecco fatto. E te pareva che stavamo contro Vladimir Putin per la nostra decima win di fila. Mi sembra anche un po' esagerato Putin. Io adesso... Che vi devo dire?
purtroppo non ho niente, raga. Io l'unica cosa che posso fare è questa. Lo so che non è bella, lo so. Questo ha sbagliato l'opponente. Questo ha sbagliato l'opponente. Godo. Via. Via, 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 via. C'è un pipistrellino rimasto a rompermi le scatoline che... Tanti bei danni, raga, eh. Vabbè, lui ha comunque fatto un damage. Un damage molto big. Very big, very, 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 very big. Io l'unica cosa che posso fare qui è auspicare a fare questo. E a fare questo. Che veramente, raga, ma... E devo fare per forza così. Devo fare per forza così. L'opponente non gioca male, eh. L'opponente non gioca male. C'ha pure lo stregone, raga. Non va bene. Lui ha sprecato. Ha sprecato 3. Va benissimo. Lui ha investito 3 per togliermi già una carta che già aveva già lavorato più che bene. Andiamo a destra. Anche se potevo attaccare a sinistra. Lui non mi preoccupa per assurdo. Cioè, fra tutte le carte che ha, veramente lui è una di quelle poche carte che attualmente non mi preoccupo. Sullo stregone, raga, fireball into scarica. Cioè, into, hai capito, no? Raga, quello, into quello, into quello, into quello. Ok, per forza, dai, per forza. Per forza, per forza. Piccoli dannini. Che a noi va bene uguale. Questo diventa un semiproblema. Non gigante. Bisogna vedere. Bisogna vedere un sacco di cose, raga. Purtroppo. Purtroppo sì. Che vi devo dire? Lui ne ha veramente tantissime contro di me. Tante. Proverò l'ultimo attacco, ovviamente. 26 secondi, non so neanche se ci arrivo. Proviamo, va. Proviamo, ma non credo di arrivarci. Beh, ha un bellissimo deck lui, se sbaglio. Non so se ha fireball, ma freccia. Sì, diciamo che l'opponente era un tantino esagerato e sì, ne aveva contro di me Gran Cavaliere Pekka. Allora, ne faccio un'altra. Proviamo a vedere se riusciamo a recuperare. Il problema, raga, non era tanto... Era lo stregone, raga. Lo stregone, loro se li mangia. Cioè, non è che possiamo fare chissà che. E quindi, probabilmente... No, senza probabilmente, la nostra win streak è stata spappolata, se possiamo dirlo. Allora, a sto punto, dato che... Ok, qui non è stato male l'approccio, no? Mi rimane un drago là. Sì, un barbaro mi fa 2 danni. Però ce l'abbiamo per il momento. Per il momento... Aio. Facciamo così. Secondo me per forza di cose dobbiamo fare questo. Per forza. Tra apocalittico qua a difendere, eh. Veramente. Io provo a fare lo zozzo. Ah! Mamma mia, che timing. Che timing ancestrale, se posso dire. Lui ha una fireball abbastanza cattiva. Ok. Dovremmo riuscire a gestire tutto e avere una bella ripartenza. Perché lui la fireball già l'ha tirata. Ok. Quindi vai così. Io quasi quasi neanche la tirerei lei. Sapete? Ottimo. Io non giocherei altro. Io non giocherei altro. Bella Mirke. Bravo. Così. E così, vai. Vai.
29.000 moschettieri. Molto bene. Giusto Putin ci poteva fermare, sai. Giusto così. Vabbè, comunque andiamo avanti, dai, proviamo. Proviamo a... Madonna, raga, video XL per il momento. Ditemi chi cazzo è che fa sti video così lunghi nel 2023. E vabbè. Non ho una partenza decente. Ai, signora Longari. Signora Longari. Qui sono guai grossi, raga. Altro Team Rocket. Cioè, qua... Raga, ci avete fatto caso? Mo che c'è il gradino, non riusciamo più a muoverci. Non so se ci avete fatto caso. Spero di sì. Spero di sì. Io non so cosa fare lì a quel mortaio. Allora facciamo così, dai, perché evito di farmi fare una hit almeno. Una. Ma forse pure un paio con sta giocata. C'è un pipistrellino molto goloso. Questo c'è da dirlo. Però... Sì, raga, ma non... Non worka bene qui. Valkyria... Mi fa male, eh. Mortaio mi fa male. Non mi sembra un player devastante. Cioè, non mi sembra che ci abbia la cazzimma che gli arriva... Da tutte le parti. Però... Da qui a dire che ce la possiamo fare, secondo me... mi doveva sopravvivere lei. Invece purtroppo... Ok, questo... Fermi un attimo, eh. Fermi, secondo me... Secondo me va fatta come interazione. Purtroppo Valkyrie, ragazzi, è incredibile. Abbiamo recuperato un po'. Quello è sbagliato. Mo voglio vedere che cosa mi invento. Sono curioso di... Veramente. Già che faccio la... Esatto. Non è bruttissima. Perché poi dire che non è bruttissima, raga, è un po' too much, secondo me. Però... Ok. Potevo giocare decisamente meglio. Perché mo... Esatto. Mi andrà direttamente là. Lasciamo così. Oddio, ma sai che forse non è che... E allora alzo le mani e ti dico va bene, sfondami. Alzo le mani e ti dico sfondami, sì. Allora alzo le mani e ti dico sfondami. E beh, normale, lui incomincia a ciclare, no? Normalissimo. Un po' particolare questa razzo, non lo so. Provo, ma lui ce n'ha tante, raga. Ecco, schiatta. Non posso sbagliare qua. Purtroppo. Secondo me ci sta, raga, questa ci sta. Raga, ci sta un botto questo. Ottimo. Però... Che cosa devo fare qua? Perché lui non sta neanche giocando così bene. Se si può dire, no? Ok. Vi ricordate che lui ha razzo... Però forse sta un po' soffrendo, questa cosa. No, non mi fido minimamente, non fa niente. Ah, hai capito che ha fatto lui? Bravo. Grande player. Quindi lui sta... Per un pizzico, raga, per una fireball in più.
una fireball in più che potevo giocare questa. Niente, raga, il gradino è questo, lo vedete? Ci ha messo qua. Provo l'ultima perché da XL a XXL è un attimo. Ci vuole proprio poco. Il gradino è là, raga. Abbiamo beccato il nostro gradino. Clash Royale ha detto: io ti ho fatto salire. Ha detto: ti ho fatto salire. Stai bene così, Mirko. Dice: stai bene così. Bowler è completamente counter. Cioè, potrebbe vincere tranquillamente lui da solo. Tranquillamente lui da solo. Questa non è brutta, eh. Ai ai ai. E allora. E allora non niente. Se c'hai anche quella, allora niente. Alzo le mani e. E allora va bene così. Proverò. Però no. Però no. Voglio un botto bene a tutti. È stato fantastico. È stato bellissimo. È una roba. È una roba incredibile, raga. Grande pipistrellino, se possiamo dire. Ragazzi belli. Ma che gli vada a dire a questo? Basta, basta, dopo questa basta, se no, raga, mi triggero completamente. E penso che l'abbiate capito, dai. È stato un bellissimo video. Va bene così. Super soddisfatto. Raga, i barbari, per quanto mi riguarda, sono completamente da buttare in questo matchup. Ma tanto la cioè, lo vedete. Sì. Sì, ok. Grazie mille. Grazie mille. Cioè, che cosa ti devo dire io? Cioè, vedete. Ne ha veramente troppe l'opponente. Non è. Quindi. Poi non è che stai dici puoi giocartela in maniera diversa, raga. Che peccato. Quando Clash Royale fa così è veramente un peccato enorme, ragazzi. Sono un po' triggerato, eh. Cioè non è che mi va tantissimo di abbandonare la partita. Vi dico la verità, non mi va tanto. Perché so che è ingiusta la roba, no? È un po' ingiusta, ragazzi. E neanche possiamo dire che l'opponente era bravo, perché due cose doveva fare. Doveva tirare la falafel, la mongolfiera, doveva tirare. E ghiaccio è tornato. Cioè quello doveva fare. Mi è scappato il dito su continua. Che dobbiamo fare? Gioco, quando vuoi farmi giocare una partita normale, che non sono completamente counterato, allora. E allora va bene. E allora va bene. Io sono pronto, quando vuoi. Quando vuoi. Non so se questo ragazzo la razzo. Non so, io. Di solito ce l'hanno, però. Va bene, questa partita dovrebbe essere andata. Questa partita ce la dovremmo essere portata a casa con grande piacevolezza, Dovremmo. Ripeto. Se non è completamente counter. Poi tra l'altro non dovrebbe passare, perché l'ho tirato in bagno e mi hanno messo una casellina più a destra. Faccio così. Così prendo la hit io. Mi curo il barbaro dietro. E lui muore. E mi rimane comunque un micro attacco. E per assurdo il drago infernale mi può anche andare bene, perché il tempo che arriverà sotto torre ci metterà un po'. Non abbiamo ancora visto bene il deck dell'opponent, A sto punto sono obbligato a fare così. E farei anche di questo, però. Farei anche di questo. Hai capito? E cioè, ce n'ha comunque lui, Mo io ho detto che abbiamo fatto la partita, ma non è assolutamente detto. Cioè, delle volte, raga, dico cose non a caso, ma. Non è facile, raga, non è facile. Pure fare questa scelta qua, di splittare così,
è tutt'altro che semplice. Allora, l'idea migliore in questo momento per cercare di fare qualcosa sarebbe sicuramente di chiudersi profondamente, anche perché lui mo comincerà a fare questo giochetto di tirare da una parte e dall'altra. Esatto, però noi siamo abbastanza bravi pure a questo gioco qua, a questo gioco del di fare un po' da una parte e un po' da un'altra. Infatti, se vedete, ci rimane in realtà un attacco molto importante. Purtroppo non ho le golem, che se no erano bei cavoli, sarà davvero davvero ardua. Guardate a lui come gli stanno rimanendo le truppe attive. È quello che voi dovreste guardare in questa partita qua. Ok, se non erro. Esatto. Beh, bravo, 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 Mirke. Però bravo, Mirke. L'abbiamo vinta al momento giusto sta partita. Cioè, l'abbiamo vinta quando potevamo. L'abbiamo vinta quando potevamo. Perché veramente l'opponent poteva fare un disastro, raga. Se non erro, non ci ho fatto caso perché non era il mio problema principale, aveva anche Fireball. Quindi effettivamente non mi va di aprire tutta questa roba. Mettete un bottone che apre tutto. Signori, video XXL. Ve l'ho detto, ci mettevamo poco. Vi voglio un sacco bene. E guardate, manca pochissimo alla Lega 9. Veramente, veramente poco. 9 win streak. È stato goloso. Vi voglio bene, al prossimo appuntamento. Ciao.